questa lezione parliamo di alcune semplici operazioni che si possono fare con Lightroom. Parleremo infatti del ritaglio e di come raddrizzare le nostre fotografie. Generalmente queste operazioni andrebbero fatte in fase di scatto, quindi dovreste avere la giusta composizione e la composizione dovrebbe essere già dritta, già in questa fase. Ma come tutti sappiamo, alcune volte magari non è possibile perché la lunghezza focale non è necessaria per avere la giusta composizione. O per distrazione magari facciamo una foto un pochettino storta e quindi possiamo comunque migliorare questo aspetto tramite lo strumento di ritaglio che si trova qui. Per attivarlo ti basterà cliccare sull'icona, quindi su quel quadratino tratteggiato, oppure attivare il comando di scelta rapida R, schiacciare R sulla tua tastiera. Appena attivi questo strumento vedi appare la griglia dei terzi e puoi semplicemente ridurre la composizione andando su un margine, su un angolo e muoviti con il mouse, cliccare e ti muovi con il mouse e vedi che si riduce la composizione. Le proporzioni non vengono rispettate, quindi non abbiamo un uguale dimezzamento della base e dell'altezza, ma perché? Perché il lucchetto è aperto. Quindi quando questo strumento è aperto, presta bene attenzione perché le proporzioni non sono rispettate e quindi potresti avere, per esempio, dei problemi in fase di stampa. Per mantenere le proporzioni durante il tuo ritaglio, ti basterà quindi chiudere il lucchetto, ci puoi cliccare sopra e si apre e si chiude a seconda dei clic, oppure premere il tasto A della tua tastiera. Per effettuare il tuo ritaglio, puoi muoviti come ti ho detto dagli angoli, ma anche dalla parte centrale della fotografia, quindi hai più punti per effettuare questa operazione. Una volta che hai scelto il tuo ritaglio, puoi cliccare sulla foto e puoi muoverti per scegliere la tua composizione e vedi che la foto si viene trascinata con i movimenti del mouse. Una volta che hai scelto anche la tua composizione, per vedere il ritaglio effettuato, premi il tasto invio oppure chiudi qua sotto. Se poi non ti piace la composizione che hai scelto, ti basterà semplicemente riattivare lo strumento ritaglio e effettuare le stesse operazioni di prima, quindi spostare la composizione o allargarla e poi dare o chiudi o invio per vedere la tua creazione. Hai anche un altro strumento per ritagliare le tue fotografie. Ed è questo simbolo qua, con queste righe che si incrociano, ti basterà cliccare qui, vedi che è removibile, e poi andrai a cliccare dove vuoi iniziare il tuo ritaglio. Quindi per esempio iniziamo qui, clicchi, vedi si forma il ritaglio e ti basterà allargarlo trascinandolo con il mouse. Ovviamente sempre con il pulsante del mouse cliccato. Una volta scelto il tuo ritaglio, poi dai di nuovo chiudi o invio ed è uguale a prima. Quindi hai questi due strumenti per fare il tuo ritaglio, ti ricordo di fare questa operazione già in fase di scatto. Che comunque è il procedimento giusto, ovviamente, fotografico da fare. Per esempio, questa fotografia in cui il sensore è un po' di vecchia data, potesse avere, andando a croppare tanto, dei problemi dovuti al rumore digitale. Per cambiare invece l'orientamento del tuo ritaglio, ti basterà premere il tasto X e vedi che cambia l'orientamento da orizzontale a verticale. Poi per ripristinare il tutto, invece vai su Ripristina qua a fianco e torni alle condizioni originarie. Abbiamo detto prima che con il lucchetto chiuso le proporzioni vengono rispettate e quindi abbiamo uguale larghezza e altezza. Ovviamente le proporzioni sono quelle della fotocamera, quindi se scatti con una fotocamera 3, 4 terzi avrai proporzioni 4 terzi e via dicendo. Non hai solo questa possibilità, vedi che qua a fianco si apre questa tendina e hai diverse possibilità di azione. Hai dei predefiniti, ma puoi mettere per esempio anche un ritaglio personale, semplicemente cliccando qui e poi mettendo ovviamente le tue proporzioni. Ricordati anche in questo caso di effettuare le proporzioni con un po' di senso, diciamo, perché sennò potresti avere dei problemi di stampa, quindi delle bande nere, perché la fotografia non viene comunque a riempire il formato che hai scelto poi durante la stampa. E poi abbiamo altri predefiniti, quindi 4 terzi, 16 noni e via dicendo, tutti quelli che puoi scegliere semplicemente cliccando lì sopra di essi. Ora che abbiamo capito come ritagliare le nostre fotografie, passiamo all'altra parte dello strumento, quindi vediamo come raddrizzarle. Possiamo usare questo strumento qua, una bolla, ti basterà cliccare sulla bolla e poi andare a prendere una linea campione. Quindi in questo caso usiamo ovviamente l'orizzonte. Cliccare una volta in prossimità della linea, ovviamente cerca di essere il più preciso possibile, trascinare questa linea con il mouse cliccato e poi rilasciare dopo un tot. E il programma elaborerà, diciamo, l'orientamento della tua fotografia sulla base della linea campione che gli hai dato, quindi cerca di essere veramente preciso e magari fai l'operazione più di una volta se non ti convince. Se questo metodo non ti piace, puoi andare qua sullo slider a fianco alla bolla e iniziare a muoverti, vedi che la griglia diventa più fine proprio per aiutarti a raddrizzare la tua fotografia. In alternativa puoi andare anche qua sui numeri a fianco allo slider ed essere ancora più fine in questo movimento. Quindi hai queste tre possibilità per
per raddrizzare le tue fotografie. Oppure un altro modo per raddrizzare le tue foto, magari in maniera un po' più grossolana, quindi non preciso come questi, quindi non utilizzarlo le prime volte, è semplicemente metterti a fianco al mouse, col puntatore del mouse al di fuori dell'immagine, cliccare e poi spostarti in su e in giù e vedrai che comunque la fotografia cerca di effettuare il tuo raddrizzamento, ma in maniera, ti dicevo, molto grossolana. Quindi però non te lo faccio vedere, magari lo vediamo negli sviluppi successivi. Raddrizza le tue fotografie per adesso con questi tre strumenti, o la bolla, o gli slider, o i numerini. Un'ultima cosa che volevo dirti di questo strumento è visto che quando lo attiviamo si attiva la griglia dei terzi. Puoi cambiare questa griglia semplicemente premendo il tasto O della tua tastiera. Quindi premi il tasto O e cambia comunque la griglia che c'è dietro, quindi quella dei terzi, quella dei triangoli, o la regola aurea e via dicendo, in modo tale da aiutarti comunque nella tua composizione. Puoi invertire anche queste griglie semplicemente premendo la combinazione dei tasti maiuscolo O e vedi per esempio che questa spirale si è ribaltata. Bene, dovresti aver capito come ritagliare e raddrizzare le tue fotografie, ci vediamo quindi nella prossima lezione.